Night and night I find myself again, wondering and watching TV. I can't believe what is on the screen. Però per noi è una partita, una partita. Io sono Dolloso. Finale giovanissimi regionali a Paladua di Benevento, Marcianise Futsal Academy con Ferone Russo, Di Paoli, Nasta, altro Russo, Alfieri, Negro, Tartaglione, Allegretta, Criscuolo, Davide Russo e Tartaglione con allenatore Pasquale Campanile che affronta l'Arci Scampia con Frena, Viscardi, Ventola, Rignante, Sollazzo, Lucarelli, Chienese, Sandino, Barrette, Guazzo, allenatore e Gelotto. Andiamo a vedere le fasi salienti del match che inizia subito con una doppia clamorosa chance per l'Arci Scampia, targata Ventola, ma in entrambe le circostanze bravo l'estremo difensore Ferone della Marcianise ad opporsi. Il rosso-blu che reagiscono con questa occasione targata Negro, poi da questa palla inattiva ancora una chance, prima con Negro e poi con Alfieri, ma è bravo l'estremo difensore Frenna poi a salvarsi a difesa dell'Arci Scampia, che su questo calcio di punizione di Sollazzo è pericoloso, ma capitola quando su un lancio di Russo Donato arriva il gol di Alfieri, con questo piazzato all'incrocio dei pali per l'1-0 della Marcianise Futsal Academy. Reagisce il team di Gelotto con questa conclusione di Viscari sul calcio di punizione, poi ancora una chance per Donato Russo con il mancino, si distende in tuffo l'estremo difensore Frenna, ci prova ancora Negro su questa azione da calcio d'angolo, poi la chance sempre su palla inattiva, questa volta di Nasta che non inquadra il bersaglio. Ancora un tentativo del Marcianise che va vicino al gol con Russo, ma si salva Frenna, poi il fallo del numero 10 Nasta, il tiro libero fallito da Sollazzo, Alfieri con il nuovo portiere Guazzo per la Ciscampia in porta che dice di no e poi si salva ancora su questa chance di Negro l'Arci Scampia. Il tentativo finale di Nasta finisce così il primo tempo. C'è anche il responsabile delle formazioni giovanili rappresentativa Nando Manetti in tribuna, in apertura di ripresa subito una chance per Sollazzo, poi attenzione all'opportunità per Alfieri, bravo Guazzo, ancora il tentativo di Negro con Guazzo attento tra i pali dal calcio d'angolo, quasi arriva il gol, il palo colpito da Alfieri, poi ancora il tentativo con questo colpo di tacco che va a lambire il montante, doppia occasione ancora per Ventola, il numero 10 l'Arci Scampia va vicino al gol anche con il colpo di tacco, bravo ancora il portiere Ferrone, ci prova nuovamente l'Arci Scampia con questa conclusione da distanza di Viscardi, poi il tentativo di Negro per il Marcianise Futsal Academy, si salva in qualche modo il portiere Guazzo, ancora una chance con questa conclusione al volo spettacolare di Chianese che non inquadra il bersaglio, il calcio di punizione con uno straordinario Ferone tra i pali che sembra alzare la saracinesca per il Marcianise Futsal Academy che va vicino al gol su questa conclusione di Negro, ma arriva il gol del pareggio al minuto numero 15, si gioca su due tempi da 25, l'azione solitaria di Sollazzo, il gol di Chianese per l'esplosione di gioia del calcio e testa dell'Arci Scampia che ristabilisce la parità con questa bella conclusione sotto misura, niente da fare per il pur bravissimo Ferone fino a questo momento il portiere del Marcianise Futsal Academy, ancora il tentativo di Negro con la palla che va a lambire il montante, ma arriva il gol del vantaggio dell'Arci Scampia, splendida questa azione con la prima conclusione fermata e poi il tiro di Viscardi all'incrocio dei pali per il 2-1 al 17esimo, il sorpasso dell'Arci Scampia, prova a reagire immediatamente il Marcianise Futsal Academy dopo la giusta esultanza del capitano dell'Arci Scampia con questa conclusione sotto misura, e ancora una volta Alfieri a rendersi pericoloso e quasi beffa il portiere dell'Arci Scampia, ma sono ancora i ragazzi di Gelotto a voler chiudere il match, azione a destra splendida di Chianese, l'assist per Viscardi che non fallisce la conclusione sotto misura al 20esimo, arriva anche il 3-1
e partita in ghiaccio per l'Arci Scampia, che controlla il risultato negli ultimi 5 minuti. Ancora una chance con il Marcianise che rischia il portiere di movimento, si salva sulla conclusione di Chianese, l'ultimo tentativo è di Davide Russo, ma non c'è più tempo per rimediare, arriva il triplice fischio di chiusura, può esplodere la festa per l'Arci Scampia che vince il titolo dei giovanissimi regionali. Gianluca Gelotto e l'Arci Scampia, parte anche il coro, va bene, facciamo partire il coro. Arci, allora prima di iniziare, va bene ragazzi, prima di iniziare, visto che questo ragazzo, ragazzi un attimo di silenzio, perché questo ragazzo si chiama Gianluca Gelotto, e Gelotto è un nome che mi riconduce a Ciccio, che è stato un grande amante di questo sport del calcio a 5, che era un grandissimo amico mio, con cui, e quindi facciamo un applauso a Ciccio nel ricordo, perché mi fa piacere che oggi ci sia Gianluca a testimoniare questa grande vittoria dell'Arci Scampia, però soprattutto ricordiamo che questi sono ragazzi, quindi va bene l'esultanza, va bene tutto, però ricordiamoci sempre l'esempio che bisogna dare, l'insegnamento che bisogna dare a questi ragazzi. Allora, volevo ringraziare a tutti quanti, anche al presidente Antonio Piccolo dell'Arci Scampia, prima di tutti, che ci è stato vicino tutto l'anno come sempre, e a tutto questo dobbiamo ringraziare a lui per la prima cosa. E poi voglio ringraziare anche a tutti questi ragazzi e tutti di questa storia stupenda che siamo stati mandi insieme, è stupendo comunque, non ho altre parole da dire, voglio ringraziare tutti. Certo, presidente, venga qui. Arci Scampia significa tante attività ovviamente, però il calcio 5 mi sembra che mi stia dando grandi soddisfazioni ed è importante. È stato bello arrivare qua e vivere questa giornata. Siamo partiti quasi per scommessa, diciamo così. Questo era un gruppo che non si sapeva dove poteva arrivare. Mister Gelotto, i suoi collaboratori e tutti i ragazzi ci hanno portato fino alle finali nazionali, e la nostra soddisfazione è grandissima, anche perché spero si parli di Scampia in maniera diversa rispetto a quello che se ne è parlato sempre. Assolutamente, ha fatto bene a sottolinearlo, perché ricordiamoci sempre che purtroppo, presidente, pochi deficienti cercano sempre di portare agli occhi dell'Italia il nome di Scampia nella maniera sbagliata. Scampia è fatta di persone per bene, di persone che sanno fare sport, sanno che cosa significa a vivere civilmente, e voi siete un esempio di una grande realtà che bisogna sempre portare in alto con la giusta denominazione. A Scampia ci sono tante persone per bene e ci sono gli occhi gioiosi di questi ragazzi, i loro visi sudati, che hanno lottato correttamente per arrivare a questo risultato. Io veramente sono orgoglioso di essere il loro presidente. Grazie, grazie. Capitano, come ti chiami? Vincenzo. Partita difficile comunque, perché all'inizio sembrava che non volesse entrare questa palla, poi vi siete sbloccati e è andata come doveva andare. Penso che ce la siamo meritata questa vittoria e mo festeggiamo. Festeggiate, che succede poi adesso? C'è la fase nazionale. Complimenti, speriamo che potete andare avanti. Complimenti alla Ciscampia. Pasquale Campanile, peccato perché eravate in vantaggio, però non è arrivata la vittoria, ma conta il grande progetto che state facendo quest'anno con la Marcianise Futsal Academy, che è davvero diventato un marchio di fabbrica. Fabio, ti dico la verità, per noi già essere qui è un grande passo. Noi abbiamo iniziato solo un anno fa a lavorare con questi ragazzi e abbiamo dominato il campionato provinciale vincendolo, poi ai playoff. Abbiamo giocato bene le semifinali. Oggi abbiamo incontrato una squadra che fisicamente era un pochino più pronta, però ai ragazzi non si può rimproverare nulla. Sono ragazzi, il quintetto base, se pensi che è formato da 2-2001 e 2-2000, voglio dire, è tanta roba. Ovviamente i ragazzi sentono l'emozione e tutto quello che ne comporta. Parli dopo per il Napoli, sta sempre in mezzo, vuole sempre quello che ne comporta. Però dobbiamo stare tranquilli. Probabilmente se avessimo concretizzato più di qualche palla che abbiamo creato il primo tempo, probabilmente avremmo portato il risultato a casa. Questo sport è così, l'1-0 conta poco. I ragazzi hanno detto tra il primo e il secondo tempo che è come se fossimo 0-0, perché in realtà
realtà è così. Siamo venuti un po' meno fisicamente, però ci sta. Sono molto... Come dicevi tu, a questi livelli ovviamente già la partita, la vittoria è importante, una finale, c'è l'emozione, la voglia di arrivare, però finita la partita bisogna guardare negli occhi questi ragazzi e dirgli comunque stanno facendo uno sport bellissimo e soprattutto a Marcenise, grazie anche al contributo di persone importanti come Francesco Giglio Fiorito, state facendo un passo in avanti col calcio a 5 straordinario. Sì, ma alla fine poi devi fare delle analisi un pochino che vanno oltre le vittorie e i risultati. Ovviamente non bisogna nasconderci, siamo venuti qua per vincere. Da un po' tutti eravamo considerati favoriti, noi sapevamo le insidie che nascondeva questa partita, però anche visto poi che quattro nostri ragazzi hanno partecipato in rappresentativa regionale e siamo stati la società che ha più fornito la rappresentativa giovanissimi, siamo arrivati in finale regionale. Ovviamente arrivati fin qua assolutamente non ci nascondiamo, siamo ambiziosi, io e Francesco siamo uomini di sport e quindi vogliamo sempre vincere, quindi il rammarico c'è, ma assolutamente bisogna vedere questo come un fallimento, questo è un punto di partenza e questo è quello che ho detto ai ragazzi, e hanno fatto tanti sacrifici, ne faranno ancora, ma sicuramente da Marcianise uscirà qualcosa di buono, sicuramente. Bella cosa, ragazzi. Late at night I find myself again, wondering and watching TV. I can't believe what is on the screen.